Potevo lasciare Busan senza raccontarvi del posto dove si mangia meglio? Naturalmente no, ecco perché sono andato al mercato del pesce. Sono ancora completamente distrutto, come vedete, perché vengo dal trekking. Però adesso finalmente sono al mercato di Jagalchi, che è il più importante e il più grande mercato del pesce della Corea, per farmi un pasto pazzesco. Vedrete, è un posto veramente incredibile. Andiamo. Il mercato di Jagalchi prende il nome dai jagal, i ciottoli, che caratterizzano le spiagge della zona. Fin dai tempi dell'ultima occupazione giapponese, all'inizio del secolo scorso, qui si vendeva il pesce. La città di Busan crebbe tantissimo all'inizio degli anni 50, ai tempi della guerra di Corea, perché rimase l'unico posto in cui le truppe nordcoreane non riuscirono ad arrivare. E con essa crebbe anche il Jagalchi, fino a diventare il mercato del pesce più importante della Corea. Ogni giorno vengono smerciate qui tonnellate di pesce freschissimo. Una cosa però non è mai cambiata: le Jagalchi Ajumma, ovvero le venditrici del mercato, da sempre spina dorsale dell'economia della città. Forti, decise e calorose, accolgono da decenni i clienti al grido di Oiso, Poiso, Saiso, che nel dialetto di Busan vuol dire vieni, guarda, compra. Il mercato ha prima di tutto una parte esterna dove si compra il pesce da portare a casa. Qui la fanno da padrone il pescato del giorno e il pesce secco, molto utilizzato nella cucina coreana, specialmente le acciughe, fondamentali per preparare il brodo. Naturalmente non ci sono solo pesci e molluschi, ma anche alghe che sono molto molto amate in tutti i paesi orientali. Ma più interessante per i turisti è la parte interna, che è divisa in più padiglioni. Sì, perché lì si mangia. E si possono trovare tutte le creature del mare, da pesci di ogni foggia e colore, a enormi granchi reali, fino ad animali davvero particolari, come il verme marino detto pesce pene. Sì, perché i coreani del mare mangiano davvero tutto. Allora, praticamente nell'edificio accanto, dove sono appena stato, si può comprare il pesce da portare a casa, oppure si può comprare e portarlo ai ristoranti, al piano di sopra, dove te lo cucinano. Se invece, come me, preferite il pesce crudo, bisogna andare nell'edificio accanto, dove ci sono un sacco di piccoli ristorantini con le vasche piene di pesce, e semplicemente scegli cosa vuoi, che te lo affettano e te lo danno, che sembra una cosa molto splatter, ma in realtà è meravigliosa. La scelta è vastissima. Ostriche, ricci di mare, polpo, granchio marinato e per chi preferisce il pesce cotto ci sono anche ottime zuppe. Ho ordinato del sashimi miso e dell'abalone, che è questo mollusco pregiatissimo che amano tantissimo in tutto l'Oriente, anche lui crudo. Guardate che meraviglia! Ma la Giumma mi ha fatto un regalo, ha aggiunto una cosa che non avevo ordinato. Allora, questa è una cosa che in Italia non si mangia, che in Italia si chiama pomodoro di mare, la scidia. La scidia è un tunicato, un animale che vive ancorato al fondo marino, anche nel Mediterraneo. Ha una corazza molto dura, ma una parte interna morbidissima. E mi hanno detto che bisogna fare un involtino con l'alga, che adesso cerchiamo di prendere. Eccola. Pezzettino di pomodoro di mare crudo, intinto nel gochujang, una salsa piccante. Meraviglioso. Sente fortissimo il sapore del mare, ma anche la spinta di questa salsa piccante e acidula. Fantastico. Ok, e dell'abalone, questa conchiglia meravigliosa, si mangia tutto, compresi
gli intestini, che bisogna semplicemente pucciare un attimo nella soia con poco wasabi. La cucina coreana fa un larghissimo uso di erbe, di erbe aromatiche, ma anche erbe che noi conosciamo soltanto come medicamentose, che loro invece mangiano. Invece, ad esempio, questa è una, è l'angelica, che da noi si trova appunto sotto forma di cinaghi, di decotti, eccetera. Invece qua viene proprio mangiata normalmente così e ha proprietà digestive. Quindi, con questi pesci, diciamo, strong, aiuta. Adesso è arrivato anche il pesce, che è veramente non fresco più. Brutto da dire, ma era vivo fino a 3 minuti fa. E... buonissimo, veramente buonissimo. Attenzione, anche se nei posti turistici il pesce crudo viene chiamato sashimi come in Giappone, il termine corretto in coreano è hoe. Non è facilissimo da pronunciare, ma se lo userete farete un figurone. Una cosa c'è da dire, questo mercato non è proprio super economico, nel senso che è molto centrale, è conosciuto dai turisti, quindi è abbastanza caro. Ci sono posti fuori, nelle zone più periferiche, dove sicuramente si spende meno, però chiaramente ci vuole più tempo per cercarli. Ma nonostante i prezzi, vale la pena visitare il mercato di Giagalci? Decisamente sì, sia che siate amanti del pesce, sia che vogliate semplicemente fotografare tutte le straordinarie creature del mare. Ok, dopo il pranzo meraviglioso sono venuto al 7° piano del Giagalci Market, dove c'è un osservatorio da cui si vede benissimo tutta la città, il porto, che è il più importante della Corea e uno dei più importanti dell'Asia, e dall'altra parte la città di Busan. Per questo video è tutto, io vado a digerire felice e ci vediamo al prossimo video. Ciao!